Questa qui per me è una pagina, come dire, complessa. Certo, un po' per tutti. Proprio perché mi fa venire in mente al catechismo che io quando c'era scritto una domandina, no? C'erano delle domandine molto semplici e c'erano delle risposte. Certo. Dio può fare il male? Risposta. Dio non può fare il male perché non può volerlo, essendo bontà infinita, ma lo tollera per lasciar libere le creature e poi ricavare il bene anche dal male. Quindi Dio non può fare il male. E quei passaggi lì che ha spiegato cosa intendeva, chissà cosa ha provato Abramo, roba del genere. Io sono stato lì un po' a pensare su lui e poi ho detto, ma proviamo in mente lo Spirito Santo alla fine di Dio. L'ha illuminato, l'ha accompagnato, perché la mia esperienza di uomo di fede, fino a quando non ho incontrato lo Spirito Santo, ero un po' nel buio, un po' vacillante. Dopo lì lo Spirito Santo ha soffiato e mi sono appassionato un po' alla lettura della Sacra Scrittura. E ho capito che insomma, poi San Pietro nella sua lettera dice: non per essere andati dietro a favole artificiosamente inventate, vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, ma perché siamo stati testimoni oculari, adesso il termine adesso mi sfugge, perché dice, quando eravamo sul monte là, dice, che si è trasfigurato, dice, noi abbiamo sentito una voce dal cielo, questo è il figlio mio prediletto, ascolta. E questo mi porta a tornare indietro a guardare, insomma, a un personaggio che Gesù Cristo, San Paolo poi, insomma, mi è più vicino, ecco, per comprensione. Sì, ma io aggiungo semplicemente qualche intuizione ulteriore rispetto a un sentiero che ha già giustamente individuato, e secondo me è buono continuare così per il resto dei suoi giorni, per il resto dei nostri giorni, a seguire questo tentativo di leggere la Sacra Scrittura, di non andare dietro a fatue, favole di altri. Allora, il catechismo diceva: Dio non può fare il male, ecco, però questa verità di fede sacrosanta ci viene rivelata in maniera nitida da Gesù Cristo. Ecco, perché senza Gesù Cristo, se non c'è questo criterio, questa luce, certi passi dell'Antico Testamento rimangono ambigui. Ecco, e anche, diciamo così, certe, adesso non dobbiamo giudicare il passato, non dobbiamo, chi siamo noi per giudicare anche certe tradizioni spirituali, però in passato, proprio perché dallo scontro con Lutero non si è più letta la Bibbia in maniera consistente, la si ascoltava un po' in chiesa, chi sapeva il latino, gli altri dicevano il rosario, facevano altre pratiche di pietà. Ecco, si sono diffusi in questi secoli delle spiritualità che talvolta vanno a toccare proprio il volto buono di Dio. Ecco, allora adesso, grazie al Vaticano II, al Concilio Vaticano II, che ha dato la possibilità a tutti di leggere la Bibbia, di leggerla non solo nella liturgia, laddove è già abbondante, ma anche fuori dalla liturgia eucaristica in modo particolare, di leggerla in italiano, e questo vuol dire tantissimo perché tutti possono, ecco, tutto questo ci ha aiutato a tornare vicini al volto
del Dio buono che ci ha annunciato Gesù. Perché altrimenti la tentazione, e parlo in maniera proprio esplicita di tentazione, è quella di immaginarsi un fantasma di Dio che di solito è buono, però qualche volta non lo è. Qualche volta manda delle disgrazie, qualche volta mette alla prova, mette in tentazione. E allora il tentativo che ho fatto oggi è quello di prendere una delle pagine più difficili in assoluto dell'Antico Testamento, che può far nascere questa tentazione del serpente antico. Ma guarda qui questo Dio che cosa chiede ad Abramo. Poi certo interviene, però perché fa soffrire l'uomo così tanto? Allora, questa domanda noi talvolta non ce la facciamo nemmeno, semplicemente perché abbiamo appiattito il testo, no? Diciamo, e tanto dopo l'angelo interviene. Eh no, proviamo a pensare in quei 3 giorni. Dio vuole davvero questa agonia da parte dei suoi fedeli per raffinarne la fede? Ecco, quindi sono partito da una pagina effettivamente difficile da interpretare, ma per dirvi, guardate che il nostro criterio non è Abramo, è Gesù. Abramo, grazie a quella sua esperienza di fede, è maturato, ma non è giunto al Dio di Gesù. Quella frase che lei citava del catechismo partiva esattamente dalla rivelazione di Gesù. È vero che Dio, essendo la somma bontà, non può far male a nessuno. Primo aspetto importante che lei ha messo bene in luce. Secondo aspetto molto vero, ma anche qui dobbiamo fare un cammino, no? Lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo ha agito nell'agonia, come l'abbiamo chiamata, di Abramo. Lo Spirito Santo ha agito nella tempesta che scatta nella vita di Giobbe, ma ha agito nella modalità dell'aiuto all'interno di una situazione critica che non ha scatenato lui. Cioè, questo bisogna dircelo, perché altrimenti l'idea che, appunto, si ragiona così, ma dobbiamo approfondire anche questo nelle volte prossime. Nel dolore io maturo, o meglio, nel dolore, in un'esperienza critica, in una sofferenza, in una disgrazia, io sono maturato nella fede. Verissimo. Se c'è una maturazione nella fede, se c'è una pedagogia nella situazione critica, nel dolore, vuol dire che c'è un pedagogo, vuol dire che c'è un maestro. Verissimo. Quel maestro chi vuoi che sia? Dio. Verissimo. E l'ultimo passaggio invece che fa problema. Ecco, Dio mi ha mandato questa disgrazia per farmi maturare nella fede. Lì no. Ma perché no? Perché noi lo vediamo in Gesù. Il criterio ultimo della nostra fede è Gesù. Nella vita di Gesù non c'è un momento in cui Dio lo ha messo in tentazione. Gli ha fatto capitare una cosa per farlo maturare. No, è la vita che gli ha provocato, sono gli altri, i suoi avversari, ma anche i suoi amici. Ultimamente è il mistero del maligno che lo ha messo in tentazione, non Dio. E Dio cosa ha fatto in quel momento? Dio ha aiutato il figlio, non l'ha abbandonato. Ecco, questa cosa qui è importante, cioè lo Spirito Santo agisce nella tempesta di Giobbe, agisce in quei 3 giorni di agonia, di lotta di Abramo, ma agisce nella modalità dell'aiuto per portare quest'uomo a una maturazione ulteriore, non nella modalità del ti metto alla prova in modo tale che tu maturi. Su questo punto io vedo ancora nella coscienza di tanti cristiani una non chiarezza, che dopo però fa problema, perché fin quando siamo tra noi uno dice bah, forse ha ragione lui, forse ha ragione. Poi però quando parliamo con un ateo, perché ci sarà anche qualcuno che dice ma ti rendi conto, ma che Dio è questo qui? Io non lo voglio un Dio così. Appunto il dottor Rieu del romanzo La Peste, no? Che si sente dire da questo gesuita, padre Panelù, bravo, alla fine nel romanzo anche lui si dà da fare per il bene di tanti
suoi concittadini in preda alla peste. Quindi una persona buona che di fronte alla sofferenza e alla morte di questo bambino se ne esce dicendo: bisogna amare quello che non si riesce a capire. Appunto, ma quello vuol dire Dio. E il dottor Rio reagisce: io non voglio amare un Dio così. Ecco, attenti che certi corticircuiti, chiamiamoli così, vanno a rovinare il volto stesso del Dio di Gesù. E allora, per tornare a bomba, dobbiamo leggere tutta la Sacra Scrittura come un cammino che ci porta verso Gesù, il Dio di Gesù. Bisogna partire da lì per dire: ma quella pagina cosa dice del Dio di Gesù? Quali sono le scintille buone, le scintille ispirate di quella pagina che già stanno camminando verso il Dio di Gesù? E prendere il buono. Abbiamo detto oggi: Dio non vuole i sacrifici umani, Dio non vuole essere inteso come il Dio tappabuchi, Dio vuole essere inteso come il Dio alleato. Bene, però lì c'è ancora questa idea: Dio ti può mettere alla prova. Arriva Gesù nella lettera di Giacomo, leggete Giacomo capitolo 1 versetti 14-17: Dio non è tentato da niente e non tenta nessuno, non mette alla prova nessuno. Più di così non si può. Ma perché? Perché anche Giacomo, cristiano, parte da Gesù, non parte da Abramo. E allora la pagina di Abramo è sbagliata? No, è un passo verso Gesù. E lì ho fatto l'esempio del filtro umano, no? Ho detto: la voce di Dio arriva al cuore di Abramo, ma attraverso il filtro di quello in cui Abramo credeva, di quello che vedeva in giro. Attraverso quel filtro lì non è proprio Dio che gli ha chiesto questo, ma è lui che si è immaginato questo, diciamo così. Ma perché Dio ha lasciato che per 3 giorni e 3 notti lui combattesse contro il suo fantasma di Dio? Perché doveva aiutarlo dall'interno, doveva creare gli anticorpi verso questa cellula tumorale che non ha scatenato Dio. Questo è il tentativo che dobbiamo fare su tante altre pagine della Sacra Scrittura, che altrimenti ci... cioè, è Dio che vuole la guerra santa? Abbiamo pagine e pagine dell'Antico Testamento dove sembra esattamente questo, che Dio voglia la guerra santa. Ma che Dio è? Come se gli altri popoli non sono suoi figli, non sono sue creature. Parole di Dio in parole umane, dove parole umane naturalmente entrano in contrasto, eh? Se tu hai gli occhiali da sole, anche il sole che brilla in tutto il suo splendore ti sembra più scuro, ma non è colpa del sole, è colpa degli occhiali da sole. Se tu proietti in Dio una tua idea e questa idea è sbagliata, questo influisce sul volto stesso di Dio. E allora dove si vede il sole? Si vede in Gesù, ed è l'unico, eh? Perché noi diciamo è il figlio, è il compimento ultimo della rivelazione? Precisamente per questo, perché senza di lui certe pagine sembrano oscure. Altre domande? Vediamo se... Oggi mi pare che abbiano fatto Santo Paolo VI. Giusto. Un po' di tempo fa ho visto un piccolo filmato in cui mi è rimasta impressa questa piccola frase. Diceva Paolo VI in un discorso, dice: il male è persona. Sì, allora, ha fatto un discorso lui sul demonio alla fine, no? Dove ha utilizzato questa categoria del... c'era del Vangelo della Zizzania. Sì, sì. Allora, chiaramente, allora, anche qui il discorso è lungo, ma va bene. Allora, fin dall'Antico Testamento
no? Fin dalla rivelazione di Dio nell'Antico Testamento si vede affiorare questa figura demoniaca. All'inizio si può dire, non so, il serpente è un simbolo della tentazione. Però poi si va avanti e si vede che c'è questa figura nel libro di Giobbe. Era un essere divino alla corte di Dio che dice a Dio, alla fine, posso mettere alla prova Giobbe? Anche in quel caso lì gli studiosi, siamo già più avanti, siamo nel V secolo avanti Cristo, gli studiosi dicono, ma non è proprio l'immagine del demonio, è, guardando il testo ebraico, Satan è l'avvocato, il pubblico ministero, diciamo così, oppure l'avvocato che attacca, che ecco, non è ancora la figura del demonio. Poi si va avanti e si vede che in alcuni testi questa figura dell'avvocato che mette alla prova assume i tratti più personali. Ad esempio, vi citavo prima il re Davide. Se voi prendete, vedere se ve l'ho messo qui, ecco, prendete a pagina 3. A metà. Vi ho riportato il libro, secondo libro di Samuele, 24. L'ira del Signore si accese di nuovo contro Israele e incitò Davide contro il popolo in questo modo. Su, fai il censimento di Israele e di Giuda, cioè contali. Il re Davide disse a Joab, il suo generale, capo dell'esercito, a lui affidato, percorri tutte le tribù di Israele da Dan fino a Bersabea e fate il censimento del popolo perché io conosca il numero della popolazione. Ma dopo che ebbe contato il popolo, il cuore di Davide gli fece sentire il rimorso ed egli disse al Signore, ho peccato molto per quanto fatto. Ti prego, Signore, togli la colpa del tuo servo, poiché io ho commesso una grande stoltezza. Cioè, Dio mette alla prova Davide. Fai, conta il popolo di Israele. Davide lo conta e pecca d'orgoglio. Bene? Dopodiché, al mattino, quando Davide si alzò, fu rivolta questa parola del Signore al profeta Gad, veggente di Davide. Va a riferire a Davide, così dice il Signore, io ti propongo tre cose, scegline una e quella ti farò, cioè tre castighi, tre tipi di castighi, perché tu hai peccato d'orgoglio. Gad venne dunque a Davide e gli riferì questo e disse, vuoi che vengano 7 anni di carestia nella tua terra? Primo castigo. O 3 mesi di fuga davanti al nemico che ti insegue, secondo castigo, o 3 giorni di peste nella tua terra. Ora rifletti e vedi che cosa io debba riferire a chi ti ha mandato. Davide rispose a Gad, al profeta, sono in grande angustia, bene, cadiamo nelle mani del Signore perché la sua misericordia è grande, ma che io non cada nelle mani degli uomini. Così il Signore mandò la peste in Israele. Allora, qui c'è qualcosa di strano, cioè Dio mette alla prova Davide, Davide pecca d'orgoglio, Dio castiga non Davide, ma il popolo di Davide con 3 giorni di peste, per di più chi decide il castigo è Davide. Che Dio è un Dio così? Cioè, io ti metto in tentazione, tu scivoli, io ti castigo, ma... Tant'è vero che questa stessa pagina, libro, secondo libro di Samuele, viene ripresa pari pari nel primo libro delle cronache, siamo qualche secolo dopo, e al posto dell'ira del Signore si accese di nuovo contro Israele e incitò Davide contro il popolo, al posto della prima riga viene corretta, Satana mise alla prova Davide. E allora si capisce. Ecco, attraverso questi brani, piano piano, nella Sacra Scrittura, nell'Antico Testamento, si configura
l'idea di un demonio, di un essere malvagio, di un angelo cattivo, fino a giungere al libro della Sapienza, Sapienza 2, 23-24, siamo nel 30 a.C., quindi alle soglie del Nuovo Testamento, dove si dice: Dio creò l'uomo a sua immagine, lo fece mortale, la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo. E lì ormai si è configurata questa figura personale del demonio. Però noi, ancora una volta, da cosa siamo certi nella fede dell'esistenza del maligno? Dalla vita di Gesù, dove si vede come nel momento in cui la luce entra nel mondo, la luce entra nelle tenebre, là dove c'era peccato ovunque, arriva il Figlio di Dio, le forze del male contrastano, si acutizza lo scontro. Ed ecco gli esorcismi, dove Gesù vince sul demonio, ed ecco le tentazioni di Gesù stesso, fatte in diverso modo, in maniera diretta nel deserto, in maniera indiretta attraverso gli avversari, gli amici, ed ecco sotto la croce la tentazione ultima: scendi. Quella è tentazione demoniaca, no? Non fare come dice Dio, non stare lì a morire per gli altri perdonandoli, scendi e imponiti su tutti. E Gesù resiste e vince. Ecco, da lì, dalla vita e dalla morte di Gesù, noi siamo certi nella fede dell'esistenza di un mistero maligno. Paolo VI, e torno al discorso di Paolo VI sul demonio, commentando appunto questo mistero, lui ha utilizzato la categoria di persona. Attenti che non l'ha intesa in senso psicologico, ma in senso, si dice, filosofico, ontologico, cioè per persona si intende un essere dotato di libertà, quindi volontà e intelligenza. Questa è persona. Quindi Paolo VI, leggendo il Vangelo, trovando questo scontro tra Gesù e il demonio o i demoni, è giunto a dire: qui siamo di fronte non al male in generale, non a una serie di disgrazie, qui c'è una libertà in azione contraria a Dio, c'è un'intelligenza, una volontà che si concretizza nel far cadere le persone, nell'allontanarle da Dio. Questo fa parte della nostra fede. Alcuni studiosi dicono: ma questo è un mito del passato. Allora, è un simbolo del male. Ecco, alcuni studiosi usano queste categorie un po', no? Il demonio è il simbolo del male. Può essere per la pagina di Genesi 3, per il serpente antico, può essere, ma quando arrivi alla vita di Gesù non è un simbolo, è una realtà misteriosa, questo sì, non è un mistero razionale, no? Non è che puoi determinare troppo cos'è, cosa, però lì si vede che ci sono delle libertà in gioco. Quando trova a Gerasa questo indemoniato, chiede Gesù: chi sei? Legione, perché siamo in molti. Chiudo. Noi, il centro della nostra fede rimane Gesù Cristo, non il demonio. Perché ci sono alcuni che fanno diventare quasi il demonio il centro della loro fede. No, noi crediamo in Gesù Cristo che ha vinto il demonio. Però è altrettanto vero che non possiamo ridurre il demonio a un simbolo, no? O essere così ingenui da dire tutto è buono, non è vero niente, cioè nella storia è nato uno scontro tra le forze del bene e le forze del male, e queste forze del male non sono solo all'esterno di noi, ma sono anche dentro di noi. E basta guardarsi allo specchio della propria coscienza per capire che ciascuno di noi ha i suoi punti deboli, ha le sue tentazioni e ha i suoi peccati, ma non dobbiamo
davvero far diventare questo il centro della nostra esperienza di fede, perché il centro è Gesù Cristo che ci ha liberato e continua a liberarci da tutto questo. Quindi anche un'esagerata, diciamo così, sottolineatura delle forze del male, degli esorcismi e delle possessioni non è autenticamente evangelico. L'autenticamente evangelico è: Signore, io ti seguo, aiutami a combattere, dammi l'elmo della fede, la spada della speranza, l'armatura della carità per combattere contro queste forze quando si scatenano dentro di me o fuori di me per essere tuo discepolo. Questo è il cristiano. Però non essere così ingenui come sono alcuni nel dire il mondo va bene, il mondo è sempre in progresso. Non è vero. Il mondo è a rischio. Bisogna farsi aiutare da San Michele. San Michele Arcangelo. Difende. Sì, sì. Gli angeli sono. Gli angeli sono sicuramente. Difendimi con la tua presenza, proteggimi con la tua forza, difendimi. Bene. Sono degli inviati da parte del Signore che ci aiutano in questa. In maniera anche molto misteriosa, però reale, come nel caso di Abramo. Insomma, a un certo punto lui ha capito che il sacrificio non era secondo Dio. E il testo dice un angelo del Signore è intervenuto. Poi ci sono angeli in carne ed ossa e ci sono angeli spirituali. Poi dipende. Il mio angelo custode che mi aiuta sempre. Bene. Altre intuizioni? A me fa specie un po' questa cosa qui che c'è scritta su Ratzinger, ne parlavamo prima. Sì. Portano in sé anche le possibilità e i limiti dei soggetti che percepiscono. E la stessa sì. Cosa l'hai detta anche adesso. Sì. Okay. Allora tu dicevi di chiarire in fondo, cioè noi vediamo, percepiamo le cose comunque col nostro modo soggettivo, no? Con quello che abbiamo dentro. Sì. E così la stessa cosa è male, quindi agisce, no? Tu dicevi perché trova un buco, no? C'è un buco e quindi utilizza, no? Fa leva su questo buco. Certo. Quindi anche Abramo in quella situazione lì, giustamente la situazione del mondo in cui viveva, il suo modo di percepire la vita, il suo modo di percepire la realtà, gli ha fatto credere che Dio gli chiedesse questo. Allora mi chiedevo questa cosa qui, no? In fondo, tra virgolette, sembra quasi che siamo limitati, no? Dal nostro essere, dalla nostra vita, il nostro tessuto, dalla nostra carne, non so, chiamatelo voi. Però non so, mi pare di percepire poi nella vita di fede, parlavamo prima del Mirico, no? Che in fondo c'è forse la grazia, chiamala così, no? Che va oltre questa nostra carne, questa nostra soggettività. Quindi mi pare poi in realtà che ci sia sempre un'evoluzione, no? Anche dentro di noi. Però mi fa specie, no? Mi ha un po' così destabilizzato, no? Questa cosa, questo limite, no? Tra virgolette, della nostra corporeità, del nostro essere soggettivo. E poi per il fatto che, giustamente, tu dicevi anche noi stessi che possiamo essere tentazioni con gli altri, no? Molte volte, però, come ha fatto Pietro, no? In fondo è diventato tentazione, no? Che pur essendo nel bene è diventato tentazione anche per Gesù. Cioè, quanto incide, mi viene da dire, no? Questa nostra umanità, no? Nel nostro cammino di fede, tantissimo, no? Non so, dicevo, caro, ma quanto c'è da lavorarci, ma grazie, ci devi dire a fiumi proprio, lo Spirito Santo li ha di lavoro, no? Perché cavolo, ci limita tanto. Se penso anche alla mia storia, per esempio, mi rendo conto che alcune cose che adesso capisco come normali, tra virgolette, che comprendo che quella che tu oggi spiegato, forse grazie a tutti gli anni che questa cosa stai cercando di spiegarcela in tanti modi, certo, 5 anni fa, 6 anni fa, non c'avevo minimamente, c'avevo anch'io in mente probabilmente un'idea di Dio, no, così, no, sballata. Però cavolo, incide tanto, no? Probabilmente è vero che è proprio un cammino, un'evoluzione che probabilmente bisogna sempre fare, no?
però un pochettino mi lascia un po' così, ecco, quanta vigilanza ci vuole, no? Che cos'è che ci dà il quid in fondo per fare il salto? Gesù Cristo, e va, cioè l'idea di Gesù, di un'idea di Gesù così. Cioè. Sì. Allora, questo fa parte proprio della nostra creaturalità, cioè siamo esseri che, a differenza degli altri esseri viventi, animali, piante, così, sono dotati di un'immagine di Dio, che è questa libertà corporea, in fondo, questa, appunto, è difficile anche da dire, poi si usa in tante maniere, corpo e anima, o libertà corporea, no? Che appunto l'animaletto non ha, la pianta non ha, noi ce l'abbiamo, e questo fa la nostra grandezza, cioè Dio ci ha voluti proprio così perché siamo i più vicini a Lui, nel senso ha voluto essere amato da esseri che più gli assomigliano, e perché ci sia amore occorre la libertà, ecco, quindi non è semplicemente questione di limiti, ma anche di un di più rispetto al resto della creazione. Siamo gli animali del sesto giorno, non è il settimo la perfezione, però al sesto, cioè siamo ad un livello superiore a tanti altri che consente a Dio di trovare in noi un interlocutore più simile a Lui, dotato di intelligenza, di volontà, anche di corporeità, di sensi che fanno comunque la nostra ricchezza. Non lo leggerei semplicemente in negativo, ma anche in positivo. Certo, in negativo c'è quell'aspetto lì, c'è l'aspetto del limite, per cui già i teologi del Medioevo in latino dicevano ad modum recipientis recipitur, cioè tu puoi ricevere Dio, puoi accogliere Dio nella misura in cui tu puoi farlo, e non puoi farlo molto di più di questo, no? Nel senso che un bicchierino può tenere quel po' di acqua, non può tenere un'autobotte. Oppure, per fare l'altro esempio, il sole splende, questo è Dio con tutta la sua energia, la sua vitalità, e tu hai i tuoi occhiali, quindi se gli occhiali sono un po' scuri, tu vedi Dio in maniera un po' più scura, e ad oscurare gli occhiali sono i nostri limiti, fatti della nostra storia. Ci sono alcune persone che nascono intelligenti, altre meno, alcuni dotati di una sensibilità musicale e altri non ce l'hanno, c'è chi sa fare il pane benissimo e altri non sanno neanche come impastare la pasta, chi fa dei biscotti eccezionali, ecco, cioè ciascuno di noi ha i suoi doni attraverso cui arriva a Dio. Questo è in negativo e in positivo. Questo vale per i profeti, per i veggenti, no? Ad esempio Amos è un profeta contadino preso dai campi, per cui dice Dio partendo da alcuni esempi che facevano parte della sua vita contadina, quindi per dire voi siete dei peccatori, lui dice voi siete come un cesto di fichi marci. È il suo modo di percepire Dio e di dirlo agli altri, ma chiaro, attraverso il suo modo è Dio che agisce, no? La voce di Dio passa nella sua umanità e dopo lui la filtra verso gli altri. Oppure Ezechiele era un uomo, proprio un sacerdote che conosceva le leggi, ma anche un grande poeta, e voi leggete le sue pagine e vedete che sono molto diverse dalle pagine di Amos, profeta contadino, eppure anche lui dice Dio a suo modo, con le sue capacità. Geremia era timido, balbettava, e dirà Dio balbettando. E cosa avrebbe potuto dire se non fosse stato balbuziente? Non lo so, lui era così, ha detto Dio così. Certo è che, appunto, partendo da quello che siamo, lo Spirito Santo lavora dentro, no? Io più che... Allora, la nostra tradizione della Chiesa parla molto di grazia, la grazia santificante.
Io sento molto lontano questo tipo di categorie. Lo Spirito Santo agisce in noi in un rapporto personale con noi. E cosa fa lo Spirito Santo? Fa nascere e crescere Gesù dentro di noi. Fa quello che ha fatto in Maria. Se voi ci pensate, alla fin fine, cosa fa lo Spirito Santo? Fa nascere Gesù e lo fa crescere in noi. Quello che ha fatto in Maria. Ci conforma Gesù. Tutto ciò che tocca lo Spirito Santo, piano piano, diventa simile a Gesù. Ci dona un cuore da figli di Dio, come il cuore di Gesù. E questo in fondo che fa lo Spirito Santo. Quali sono i luoghi in cui lo Spirito Santo agisce e fa nascere Gesù? I luoghi sono quelli della Chiesa, no, i rapporti personali all'insegna della carità, sono la parola di Dio che plasma la coscienza delle persone. 5 anni fa non pensavo così, e lo Spirito Santo piano piano attraverso la sua parola ha levigato dentro di te questo cuore da figlio, da figlia, che assomiglia a quello di Gesù, e ancora da levigare, eh? E poi i sacramenti. Questi sono i luoghi in cui lo Spirito Santo, per cui quando ci mettiamo in... Per questo dico che il termine grazia sembra quasi una cosa, ho la grazia, non ce l'ho, sono dotato di grazia. No, è un rapporto, è una relazione che tu istituisci con lo Spirito Santo in questi luoghi privilegiati che sono le relazioni belle all'insegna della carità, i sacramenti, la parola di Dio. Ecco. E in queste occasioni lui, senza di lui cosa siamo? Senza lo Spirito Santo dentro di noi si scatena davvero quella lotta di cui parlavamo prima. Leggete la pagina di Romani 7, Paolo che dice: io, ma quell'io sono tutti senza Gesù e senza il suo Spirito, io sento in me questa cosa qui, vorrei fare il bene, lo vorrei fare, perché sento il desiderio di questo, perché siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio, non siamo un cucciolo di cagnolino, di gattino, no, sono un essere umano, quindi ho dentro l'immagine di Dio, no, questa conformazione, per cui mi piacerebbe proprio fare il bene, ma continuo a fare il male che detesto. Senza lo Spirito Santo noi possiamo lottare, ma perdiamo sempre. Con lo Spirito Santo questa lotta ci porta ad essere sempre più simili a Gesù. Non ci toglie la lotta lo Spirito Santo, ma ci dà le armi per vincere. Questa è la bella notizia che ci ha portato Gesù. L'umanità era finita nel baratro del peccato, le tenebre stavano vincendo su tutta l'umanità, è arrivata la luce. Se voi pensate, ma cosa ha detto Gesù, cosa ha fatto Gesù? Ha portato la rivelazione, Dio è sempre buono, fidati di Lui, e io ti do la forza per vivere da suo figlio, rifiutando il male. Questo è il Vangelo, questa è la bella notizia. Rimani in me, rimani con me, e sarai come quel rametto attaccato alla pianta della vite che porterà buon frutto nella vite, nella vita, no? Un bel grappolo, cioè ti realizzerai come figlia di Dio, come figlio di Dio, grazie alla linfa, lo Spirito Santo, che io, la vite, Gesù, ti passo. Ti stacchi da me, secchi, cioè in quella lotta tra il bene e il male, che non è solo fuori ma è dentro di noi, perdi. Il Vangelo è questo, no? La bella notizia è: ti dico che Dio è sempre dalla tua parte, è papà, e ti do la forza per andare verso di Lui. Questo ha fatto Gesù. Ecco, per cui in questo rapporto, certo che siamo limitati, non diventeremo Dio, no, siamo creature, ma da creature possiamo diventare figli, cioè assomigliare a Gesù.
Questo ci è concesso con tutti i nostri limiti, con tutte le nostre imperfezioni, ma anche con tutte le nostre potenzialità. Cioè, noi siamo libertà incarnate, libertà corporee. Un angelo non so come sia, noi tante volte pensiamo che loro siano più perfetti di noi, non lo so. Degli angeli non si dice che sono immagine e somiglianza di Dio. Noi sì, senza voler competere con gli angeli, però vuol dire che la nostra corporeità non è sempre da intendersi come appunto il terreno dove c'è zizzania. Senza lo Spirito Santo la nostra corporeità, la nostra persona può diventare questo, ma con lo Spirito Santo siamo capaci di opere meravigliose. Pensate solo l'arte, che è frutto dei nostri sensi, della nostra creatività. Noi possiamo dire Dio, è grandioso, con il nostro tatto, il nostro sguardo, possiamo suonare una musica divina, perché abbiamo i sensi, altrimenti non so gli angeli come siano, però non è detto che siano meglio di noi. Comunque la Pentecoste ha rivelato un bel pezzo di loro. Allora, l'evento complessivamente inteso di Gesù, cioè il Figlio che si è fatto carne, morto e risorto e ci ha donato lo Spirito, quell'evento lì, quei 36 anni di vita giù di lì, hanno cambiato la storia. La storia senza Gesù Cristo andava a finire male. Questo ci dice il Nuovo Testamento. Quando noi leggiamo la prima pagina del Vangelo di Giovanni, diciamo questo: c'era nel mondo la tenebra. Quando leggiamo San Paolo, tutti erano sotto la schiavitù del peccato, tutti. E lui ha portato la libertà, la luce, poi possiamo dirlo in mille modi, ma è questa cosa qui. Lui ci ha rivelato Dio, cioè Dio non è il fantasma di Dio iniettato dentro di voi dal serpente antico. Dio non è alternativo all'uomo, non è antagonista dell'uomo, non è un Dio ambiguo che qualche volta sta dalla tua, qualche altra ti manda delle disgrazie. No, Dio è sempre soltanto Abba, papà, primo. Secondo, ti dono il mio spirito, perché come vivo io da figlio, dice Gesù, così anche tu nel concreto della tua vita di tutti i giorni, piano piano, perché è un cammino, puoi vivere da figlio, che non vuol dire senza limiti. Gesù stesso, quando da figlio di Dio si è fatto carne, ha accolto dei limiti. Se era a Nazareth in sinagoga, non poteva essere a Gerusalemme nel Tempio, neanche lui. Ma è figlio di Dio, sì, ma facendosi uomo ha accolto dei limiti. Ma essere limitati non vuol dire essere infelici. Dipende come leggi il tuo limite. Se lo leggi nella modalità dell'affidamento, Padre, nelle tue mani metto la mia vita con i miei limiti, questo è fonte di felicità lo stesso. Non è che siccome sei uomo o donna, sei fragile, sei limitato, non puoi essere felice. Basta che tu viva da figlio, lì raggiungi la pienezza di te. Il bicchierino che è bello pieno, non desidera più niente, è pieno. Ma a me piacerebbe essere autobotte, va bene. Questo delirio di onnipotenza non porta a nulla, anzi. Una volta che sei autobotte puoi essere autotreno. Esattamente, invece sei quello che sei, cerca di vivere nella modalità filiale.